Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial di perline in collaborazione con il sito BidPark. Andremo a creare il pendente Lady ed eccolo qua. Estremamente semplice, alla portata di tutti, però ha un effetto davvero molto carino. Come vi spiego anche a fine video, questo componente si presta bene per diversi utilizzi, sia per un bracciale, come pendente e anche per un paio di orecchini. Quindi vi lascio alla lista dei materiali e vi ricordo che sul sito di BidPark c'è il mio codice sconto che è GD3OFF01 per avere il 3% di sconto senza minimo di spesa. Vi lascio ai materiali. Il materiale per poter realizzare il pendente Lady è il seguente. Innanzitutto andrò ad utilizzare un cabochon della Swarovski preso dal sito di BidPark. Questo misura 18x13 mm e questo è il codice. È davvero molto molto bello questo cristallo ed è appunto il centrale del nostro componente. Poi andrò ad utilizzare le Delica della Miyuki. Queste sono le DB0870 e sono le Matte Transparent Light Amethyst ed è una bellissima colorazione. Ovviamente vi lascio tutti i link dei vari prodotti anche in descrizione. Poi ho utilizzato le perle da 4 mm, questo è il codice ed ecco qui le perle. Poi ho utilizzato 4 perle Swarovski da 6 mm, queste qui sono colorazioni purple e poi ho utilizzato le Rocaille 150 e Rocaille 110 della Miyuki in colorazione appunto oro. Come filo ho utilizzato questo qui che è un monofilamento da 0,16 mm e come ago ho utilizzato un pony misura 12. Vi lascio al tutorial. Primo passaggio, inserite 40 delica sul vostro ago e filo, ripassate in tutte le perline andando in direzione opposta, chiudete la lavorazione a cerchio ed effettuate due nodini. Questo è il risultato. Adesso vado a fare una semplice incastonatura al peyote circolare. Fuoriesco appunto da questo punto, ho unito anche i fili con un altro piccolo nodino, inserite una delica sul vostro ago, saltate questa e rientrate in quella che viene subito dopo. Cioè questa qui. Vado avanti, salto una delica e rivado nella delica che viene subito dopo. Ovviamente vado avanti fino alla fine del giro. L'ultima delica vado ad inserirla proprio in questo punto, ve la indico con l'ago, in questa qui. L'ultima delica andrà qui e poi andrò ad inserire l'ago in quest'ultima delica e anche nella prima delica inserita di questo giro. Poi negli spazietti equivacanti andrò ad inserire una Rocaille 150 e poi farò un altro giro di Rocaille 150 per chiudere l'incastonatura sul davanti. Stesso discorso andrò a fare anche sul retro, per chiudere l'incastonatura andrò a fare due giri di Rocaille 150. Questi passaggi non ve li mostro perché ve li ho sempre mostrati. L'incastonatura è estremamente semplice, come per i rivoli, così e anche per l'ovale, non apporto nessuna modifica. Quindi vado ad incastonare il mio ovale e ritorno da voi. Questa è l'incastonatura terminata. Come vedete, ho realizzato due giri di Rocaille 150. Questa è la fascetta al peyote e poi sul retro altri due giri di Rocaille 150. E questo è il risultato. Un piccolo accorgimento: quando incastonate questo genere di ovale Swarovski, vedete qui c'è una sorta di punta e in prossimità di questa punta qui deve appunto corrispondere questa delica centrale appunto del secondo giro, perché questo è il primo, il secondo e questo è il terzo. Quindi questo qui centrale, questa perlina deve andare proprio qui centrale al nostro ovale per poter fare la decorazione che vogliamo. Quindi da questa perlina qui centrale conto esattamente 5 spazietti, quindi questo è il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Io fuoriesco appunto da questa perlina qui ed è al punto il sesto spazietto, quindi fuoriesco appunto da qui. Adesso inserite sul vostro ago questa sequenza qui: una 150, una delica, una 110, una delica, una 110, una perla da 4 e di nuovo una 110, una delica, 110, delica e una 150. Le portate ovviamente alla fine del filo.
Ed eccole qua. Come vi dicevo prima, io mi ritrovo appunto nella sesta. Quindi sesta, settima, ottava, nona, decima. E quindi mi infilo appunto in questa perlina qui. Perché appunto andremo a fare quattro decorazioni su base da 5. Adesso nuovamente questa sequenza ed eccola qua. Io mi ritrovo a fuoriuscire da questa delica qui centrale e adesso nuovamente vado a contare 5 spazietti. Quindi primo spazietto, secondo, terzo, quarto e quinto spazietto e mi rinfilo appunto in questa delica. Adesso nuovamente sequenza e riconto nuovamente gli spazietti, quindi primo spazietto, secondo, terzo, quarto e quinto e mi rinfilo in questa perlina qui, che poi è parallela appunto a quella in alto, vedete? E poi di nuovo sequenza e mi rinfilo nuovamente in questa delica qui, in questa di partenza. Quindi faccio questo passaggio e ritorno da voi. Questo è il risultato. Come vi dicevo prima, ho realizzato appunto 4 decorazioni su base da 5. Infatti, questa è l'ultima decorazione inserita e mi sono rinfilata appunto nella delica di partenza, ve la indico con l'ago, cioè questa qui. E poi mi sono rinfilata anche nella 15.0 e anche nella delica 11.0. Infatti, il filo fuoriesce in questo punto. Adesso inserite questa sequenza qui, una rocaille 11.0, una delica 11.0, una rocaille 11.0, una perla Swarovski da 6, una rocaille 11.0, una delica e una rocaille 11.0 e rientrate nella delica e nella rocaille 15.0 dell'archetto precedente. Io fuoriesco appunto da questi due e rientro nell'archetto precedente in questa delica e in questa rocaille e tiro il filo. Ovviamente tirate per bene il filo in modo da avere questo risultato. Adesso inserite una 15.0 sul vostro ago e rientrate nella 15.0 e nella delica e in questo archetto qui, in tutto questo archetto. Ripasso in tutte le perline di questo archetto. Ed ecco qua. Adesso fuoriesco da questo punto, vado ad inserire di nuovo una 15.0 sul mio ago e rientro nella 15.0 nella delica che vengono subito dopo. Tiro bene il filo. Adesso vado ad inserire questa sequenza qui e rientro nella delica e nella 15.0 di questo archetto. Ovviamente ripasso anche nella 15 questa qui centrale, ripasso in tutte queste perline di questo archetto, inserite appunto la 15.0 in questo punto, rientrate nella 15 nella delica e rinserite di nuovo questa sequenza per andare a fare nuovamente l'archetto. Questo passaggio lo vado a ripetere ovviamente altre 2 volte. Faccio questo e ritorno da voi. Questo è il risultato al momento. Ed ecco qui, ho inserito appunto tutte le perle Swarovski da 6 mm, questa è l'ultima decorazione inserita e come vedete sono ripassata anche in questo archetto e fuoriesco appunto da questa rocaille qui 11.0 posta vicino alla perla da 4 mm. Adesso inserite due delica sul vostro ago e rientrate in questa rocaille 11.0 oro, in questa. Tirate sempre per bene il filo, mi raccomando, questo è il risultato. Adesso inserite una rocaille 11.0 oro e rientrate nella perla da 6. Adesso di nuovo una rocaille 11.0 e rientrate nella rocaille 11.0 oro. Di nuovo due delica e rientrate nella 11.0, nella perla e nella 11.0. Rientrate appunto in queste tre. Questo è il risultato. Fuoriesco appunto da questa rocaille 11.0 e adesso vado ad inserire questa sequenza delica 15.0 delica e rientro sempre nella 11.0 questa qui oro.
Adesso vado ad inserire una 11-0 oro e rientro nella perla. Adesso una 11-0 e rivado nella 11-0. Adesso di nuovo la sequenza delica 15-0 delica e rientro nella 11 nella perla e nella 11. Tiro bene il filo ed ecco qua. E adesso vado ad inserire solo due delica, perché come vedete qui nel laterale ho inserito appunto solo due delica e invece qui in alto ho inserito la sequenza delica 15-0 delica. Quindi vado avanti alternando queste due sequenze e completo questo giro. Questo è il risultato. Adesso come vedete fuoriesco esattamente da questa rocaille qui che vi sto indicando adesso con l'ago, non l'ultima che abbiamo inserito, questa qui. Inserite questa sequenza qua, una 15-0, una 11, una perla da 4 e una 11 e rientrate in questa rocaille 15-0 qui che adesso vi indico. Vedete questa qui centrale che ho inserito, questa devo andare in questa parallela dell'incassonatura, in questa perlina qui parallela appunto a quella centrale. E tirate il filo e questo è il risultato. Adesso inserite di nuovo una rocaille 11-0, una perla da 4, una rocaille 11-0 e una rocaille 15-0. Andate ad invertire la sequenza e rientrate in questa rocaille 11-0 qui, in questa qua. E tirate sempre bene il filo. Adesso vado a ripetere questo passaggio per tutte le perle da 6 mm. Sono ripassata appunto in tutte queste perline e fuoriesco appunto da questa rocaille 11-0 qui. Quindi vado ad inserire nuovamente la sequenza 15-0, 11 perla e 11-0 e mi rinfilo sempre nella perlina parallela a quella centrale. Questa è quella centrale, quindi mi rinfilo in questa rocaille dell'incassonatura e tiro bene il filo. Ovviamente questa decorazione vado a farla per tutte le altre perle Swarovski. Questo è il risultato. Ho inserito appunto tutte le perle da 4 mm. Questo è come si presenta. Adesso fuoriesco esattamente da questa perla da 4 mm. Ve la indico appunto con l'ago, questa qui. Inserite due rocaille 11-0 e rientrate esattamente in questa delica che vedete appunto parallela alla perla. Rientrate appunto in questa delica qui. Ed ecco qua, ho inserito anche questo archetto. Altre due rocaille 11-0 e rientro nella perla. Tiro bene il filo. Ovviamente questo passaggio vado a realizzarlo anche per le altre perle, quindi ripasso nella lavorazione e rifaccio questo passaggio. Prima di decorare anche l'ultima perla, vedete, manca soltanto questa da decorare, fuoriesco esattamente da questa rocaille 11-0 qui posta vicino alla perla Swarovski da 6 mm. Inserite questa sequenza qui di una delica, 5 rocaille 11-0 e di una delica. Rientrate ovviamente in questa rocaille qui. E così ho creato questo sorta di aggancio per l'anellino in acciaio e poi adesso non ci resta che ripassare in queste perline qui, riscendere nella perla e andare a decorare anche l'ultima perla. E il pendente Lady sarà terminato. Ed ecco qui il pendente Lady terminato. Ovviamente sono ripassata all'interno della lavorazione per bloccare e tagliare il filo in eccesso e questo è il risultato. Il pendente risulta molto compatto e rigido e credo che sia indicato anche per realizzare un bracciale. Al limite realizzare
diversi di questi elementi e collegarli qui a queste perle da 6 mm in modo da avere questo bracciale bello particolare, oppure realizzare un sol componente lady e andare a realizzare delle spirali qui di perline sempre con le medesime colorazioni per continuare appunto il bracciale nei due laterali. Io andrò a realizzare un pendente, come avete visto ho realizzato l'asolina qui, e quindi pensavo di utilizzare una catena di quelle sottili e poi intervallare con queste perle, quindi segmento di catena, perla, segmento di catena, perla, in modo da avere una continuità anche per quanto riguarda la collana. Volendo questo pendente lo si può utilizzare anche in questo modo, una simil croce, realizzando appunto il cappietto in questo punto, o come collana o anche per un paio di orecchini, perché vi dirò è estremamente leggero, anche se ci sono diverse perle, le perle erano molto leggere, quindi non pesa affatto e quindi va bene anche per un paio di orecchini un po' più particolari e sicuramente un po' vistosi, però sono davvero belli, cioè immaginatevelo con un perno oppure con sotto una nappina o una goccia, ma anche soltanto così con un bel perno o una bella monachella e sfoggiare questi orecchini. Io ovviamente andrò a realizzare il pendente perché ho pensato che ho una camicetta di questo colore e quindi andrò a realizzarmi una bella collanina lunga con il segmento di catena alternato appunto a queste perle. Io spero che questo video tutorial sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!